Camaiore è uno dei 5 comuni nella provincia di Lucca dove il prossimo 11 giugno si andrà al voto per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Con la nostra trasmissione Occhio al Sindaco oggi ci occuperemo di Camaiore. 5 i candidati: Giampaolo Bertola con una lista di centrodestra, Ilaria Duccini, Camaiore è tua, poi Francesco Ceragioli sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Marco Daddio con la lista Passione e Idee per Camaiore e il sindaco uscente Alessandro Del Dotto per il centrosinistra. In questa puntata ascolteremo Alessandro Del Dotto sostenuto dal centrosinistra. Nome e cognome, stato di famiglia, età e professione. Alessandro Del Dotto, single, 35 anni, avvocato e anche precario dell'università. Certo, allora, camaiorese doc o di importazione? Beh, un camaiorese doc. Nato e vissuto sempre a Camaiore? Beh, in realtà no, nato al Tabarracci a Viareggio, ma appena mi hanno dato nelle braccia dei miei genitori, mi hanno liberato ovviamente là. La famiglia è sempre stata qui a Camaiore. Parliamo di ambizioni. Se diventerai sindaco per la seconda volta, dove pensi di voler arrivare? Beh, intanto arrivare a concludere la strategia e i percorsi che abbiamo iniziato negli scorsi 5 anni e poi soprattutto a rappresentare un nuovo modello di sindaco, che è quello che non si perpetua ai comandi della politica, ma lascia anche che la città cresca e che abbia una classe dirigente che la prenda in mano nel tempo. Dici una cosa simpatica, riferita ai tuoi sostenitori, una cosa che sia divertente per loro. Beh, intanto sorridenti, gioiosi e felici, perché questa è la campagna elettorale che vogliamo e soprattutto è un modo più forte per darmi energia e per sostenermi. Se verrai eletto, a quale trasgressione ti lascerai andare? Beh, possiamo vedere, perché potrebbe esserci o un tuffo dal punto più alto delle cascate di Candalla in una delle pozze, oppure anche passare tutto il giorno della festa della patata a friggere le patate sopra a Campallorto. È un impegno che hai preso con loro, questo qui. Senti, qual è l'ultima bugia che hai detto? Beh, in realtà diciamo che il tempo per dire le bugie non c'è più stato. E forse una delle ultime bugie riguarda invece le interpretazioni giurisprudenziali che qualche volta vengono un po' dirottate a favore, ma ovviamente questo fa parte più del lavoro che del ruolo politico. Certo. Ora però, prima di cominciare a parlare del tuo progetto elettorale, chiedi scusa ai tuoi familiari per tutto il tempo che hai sottratto loro per dedicarti alla politica. Sono scuse che faccio sentitissime, tra l'altro, Massimo, perché i miei dialoghi con mia madre si riducono dopo avergli comprato un nuovo telefonino a conversazioni WhatsApp sulla mia presenza o meno a pranzo, con un sì e un no. Il tempo sottratto però è un tempo che sottraggo con soddisfazione e con la condivisione dei miei familiari. Senti, cominciamo a parlare del progetto elettorale. Un'amministrazione comunale deve dare sostegno anche alle famiglie meno fortunate, alle persone anziane, alle persone sole. Il tuo progetto elettorale sul sociale che cosa prevede? Ma intanto parla il linguaggio dei servizi. Servizi, quindi la salute e la sanità in primo luogo e in secondo luogo il lavoro, cioè tutte le politiche anche indirette, perché soprattutto a livello comunale si parla di quello, le politiche che servono a catalizzare i meccanismi che creano posti di lavoro, dall'artigianato edile alla parte commerciale, al lavoro di produzione artigianale, quindi il comparto del turismo, tutto questo mondo che parla in questo momento al lavoro e al fabbisogno occupazionale che anche la nostra comunità ha. E poi ovviamente la tutela dei diritti delle persone, la tutela dei disabili, la tutela dell'accessibilità ai servizi e anche ovviamente gli aiuti economici, però non con il reddito di cittadinanza. Non vogliamo che nascano i parassiti del sistema del sociale, anzi li stiamo combattendo, ma vogliamo convertire quelli che sono i contributi del sociale in nuove formule di aiuto che passano attraverso le ore lavoro trascorse a servizio della nostra comunità, pulendo un parco, pulendo un giardino, pulendo una strada. Cosa può fare un sindaco di Camaiore in questo caso, per dare possibilità di lavoro ai giovani? Beh, intanto deve
essere aperto alle proposte degli imprenditori, non avere pregiudizi, avere capacità di dialogo e in quel dialogo mantenere quello che è il ruolo dell'amministrazione, cioè compendiare la possibilità di investimento di un privato con quelle che sono le esigenze e gli interessi del settore pubblico. Inoltre agevolare gli imprenditori che già ci sono con le agevolazioni, le riduzioni, insomma tutta una serie di misure che consentono a chi ha un'impresa di continuare, ma anche di essere premiato se assume e fa buona occupazione. Parliamo di turismo balneare in modo particolare, quindi di Rito di Camaiore, che cosa si può fare, grazie anche al lavoro con il consorzio, per potenziare ulteriormente e migliorare ancora di più l'offerta turistica del Lido? Ma intanto bisogna credere in una dimensione versiliese, perché è sulla dimensione versiliese che abbiamo la possibilità di costruire un sistema efficace e potente di promozione del turismo sul nostro territorio. Va integrato questo sistema con i sistemi collinari e montani, coinvolgendo anche gli altri comuni. E poi quello che è più importante, però, dobbiamo investire sulla qualità dell'ambiente, perché è inutile promuovere il territorio se abbiamo ancora grandi problemi che riguardano i rifiuti, la qualità del mare. Lì, in questi casi, ovviamente ci deve essere un impegno prioritario dell'amministrazione ad impegnarsi sulla sostanza. Dopodiché, parallelamente, a fare un'azione di promozione ed incentivare l'interscambio e la condivisione fra le categorie economiche che lavorano in questo importantissimo comparto. L'utilizzo dell'acido peracetico per abbattere i batteri è una pratica da proseguire o si può migliorare diversamente? Beh, intanto è una sperimentazione, quindi, come dire, è la scienza, la tecnica e l'università con ARPAT che ci diranno come gestire questi passaggi. I primi risultati sembrano buoni, ovviamente è una sperimentazione che è appena iniziata, vedremo se è semplicemente una sperimentazione o una misura permanente. E parallelamente a questo, come abbiamo sempre detto, c'è un ruolo importantissimo di Gaia nell'investire sulle infrastrutture. Come dire, non basta non avere la tassa di soggiorno per attirare i turisti, cosa che ovviamente continueremo a fare se saremo rieletti, ma ci vuole anche un sistema ambientale che funzioni. Ci siamo presi la responsabilità insieme agli altri comuni della Versilia di alimentare un circuito importante nel quale si tutela questo aspetto, continueremo a farlo. La crisi economica ha danneggiato tutte le attività commerciali. Parliamo ora del cuore commerciale del centro storico di Camaiore. C'è nel suo progetto, nel tuo progetto elettorale, un tema, un capitolo che si occupa specificatamente del centro storico e del rilancio del centro storico di Camaiore? Ci sono tre diversi capitoli. Il primo riguarda le attività che ci sono e, come dicevo prima, in una chiave anche di mantenimento e di aiuto, quello della gestione della fiscalità in modo da consentire alle persone di lavorare serenamente e di poter continuare a lavorare. Il secondo capitolo riguarda le infrastrutture, strade, piano del traffico e soprattutto piano della sosta, possibilità di agire sul piano della sosta. È per questo che miriamo a concludere l'accordo che ci dovrà restituire i parcheggi a pagamento sotto la gestione comunale. E poi un altro importante aspetto è la continua e incessante lotta al degrado, e quindi non solo la rivalutazione delle proprietà pubbliche come abbiamo fatto in questi anni con la Torre Civica, con il Giardino Murato, con la biblioteca, con i nuovi uffici comunali, ma anche cercare di dialogare con quelle proprietà private che sono elementi di degrado all'interno del tessuto storico e cercare di farli diventare centri di attrazione di servizi e non semplicemente operazioni di carattere immobiliare, in un quadro nel quale il centro storico può veramente diventare il volano di una ripresa importante che interessa anche, che coinvolge anche l'entroterra. Lo abbiamo fatto in questi anni dimostrandolo con la Francigena e con lo Stella Francigena, lo faremo nei prossimi anni costruendo tra l'altro il Parco della Badia, con un grosso parco pubblico attrezzato di verde e di animazione per i nostri cittadini. Parlando di parchi pubblici, non possiamo non parlare dell'area di Gussaro Domani che è stata recuperata. Quale sarà il futuro, se tu sarai nuovamente sindaco di Camaiore, di quel pezzo ricchissimo della nostra Lido di Camaiore? Beh, diciamo che intanto quello è un parco pubblico. Qualcuno potrà definirla una cosa inutile. Per noi recuperare il degrado e dargli una vocazione è stata una cosa importantissima. Tra l'altro dargli una vocazione importante perché a Lido la dimostrazione che una grande area verde può diventare anche un'occasione di investimenti sarà poi una realtà nei prossimi mesi. Ovviamente sui progetti di Bussola Domani mantengo per il momento riservo, perché nei prossimi giorni parleremo di che cosa attende anche la parte della cosiddetta Arena Eventi, una Arena Eventi che è grandissima, che può contenere fino a 65.000 persone, su cui abbiamo importanti proposte e già avviato anche, come dire, collaborazioni molto
interessanti. Si tratta anche di un volano per la ripresa economica del Lido, un Lido che ha investito sulla passeggiata durante l'amministrazione Ceragioli, un Lido che ha investito sul pontile durante l'amministrazione Bertola. Con questa amministrazione scopre un luogo e una capacità anche attrattiva importante che dovrà portare a vivere il Lido anche al di fuori della stagione turistica. E ovviamente l'ambizione più alta che abbiamo è quella di chiudere il disegno di investimento del Lido con la fattoria Benelli, l'Arlecchino, il Viale a Mare e la zona del magazzino, completando, diciamo così, un circuito di valorizzazione che al Lido restituirà ovviamente una grandissima dignità e un fasto che nel passato aveva perso. I cittadini di Camaiore, dell'intero comune di Camaiore, urlano, chiedono a gran voce maggiore sicurezza. Nel programma elettorale che cosa si prevede? Nei limiti della possibilità che avremo dei margini di spesa c'è sicuramente la crescita del personale a servizio della Polizia Municipale. Noi abbiamo ereditato un corpo di Polizia Municipale con 20 agenti, l'abbiamo già portato a 25, adesso ci sono gli stagionali, faremo nuove assunzioni, abbiamo fatto un concorso adesso per mobilità per due nuove unità di personale della Polizia Municipale, ma servirà poi coordinarli con le altre Polizie Municipali, non necessariamente creare un comando unico, ma coordinare i servizi con i comuni della costa è assolutamente una priorità. In più coordinarli con le forze dell'ordine, su questo ci sono i tavoli aperti in prefettura, a giorni abbiamo gli incontri sulla lotta alla contraffazione e sui servizi che ci attendono per l'estate. In più a questo aggiungo un ruolo fondamentale che è quello dei territori. Abbiamo dato il via ai progetti della sorveglianza di vicinato, vogliamo continuare a far crescere queste esperienze, stiamo dialogando anche con i cittadini perché ci sono delle criticità che dobbiamo superare insieme ai cittadini, ma insieme anche agli attori istituzionali delle forze dell'ordine. Quello che sarà più importante ovviamente è costruire insieme questo sistema in cui riusciamo a dare maggiori spazi alle buone pratiche amministrative per la sicurezza. Camaiore ha bisogno di nuovi insediamenti edilizi o il recupero del patrimonio edilizio esistente? L'abbiamo già scritto nella nostra proposta di sviluppo futura, nel nuovo piano strutturale. Camaiore ha bisogno prima di tutto di recuperare il patrimonio edilizio. Visto che si parlava di sicurezza, la lotta al degrado dei luoghi è una di queste esperienze importanti che ci porteranno ad avere anche nuovi spazi e a recuperare nuovi spazi nei quali è possibile avere destinazioni commerciali o residenziali. A maggior ragione lo è sulle colline e nell'entroterra, dove ci sono tante realtà in stato di abbandono. Noi vogliamo che queste realtà siano recuperate, perché no? Essere un nuovo volano anche per la residenzialità delle nostre zone collinari, come presidio anche alla sicurezza dei luoghi. Camaiore ha un patrimonio culturale importantissimo, con alcuni musei, alcuni dei quali straordinari, come quello dell'arte sacra. Che cosa si può fare a Camaiore per potenziare ulteriormente tutto l'aspetto culturale? Intanto ci sono ancora fette, diciamo così, della parte delle tradizioni popolari e dell'identità del territorio che attendono di essere valorizzate. Noi abbiamo aggiunto al Museo d'Arte Sacra, che ovviamente è un'esperienza ultra quarantennale del nostro comune, una perla importante che è il Museo Archeologico del Comune di Camaiore. A questo ovviamente possiamo mettere insieme nei prossimi anni la fattoria didattica dell'acquarella, i percorsi storici e i sentieri sono una parte importante, e questo per quanto riguarda le infrastrutture. Che cosa serve per promuovere meglio le attività? Serve mettersi ovviamente a un tavolo e finalmente trovare concertazione anche con gli altri comuni, da un lato, e dall'altro un ampio lavoro di dialogo e di correlazione e condivisione degli ambienti associativi e delle realtà che agiscono sul territorio, perché poi l'ambiente dell'associazionismo è anche un ambiente importante per noi, per far crescere in modo sano i nostri giovani. Ci sono molte associazioni a Camaiore, associazioni soprattutto sportive. Per lo sport è previsto qualcosa nel programma elettorale? Intanto bisogna dire che in questi anni sull'associazionismo abbiamo lavorato tantissimo proprio per consentire alle associazioni di avere le loro sedi, e quindi abbiamo iniziato a rivalutare vecchi luoghi abbandonati dall'amministrazione, a recuperarli e a farli diventare sedi associative. Per quanto riguarda le attività sportive, sicuramente un lavoro importante che è stato fatto è quello di mettere al pulito i rapporti contrattuali che ci sono tra le associazioni sportive e l'amministrazione. Abbiamo 1,5 milioni di investimenti che stanno partendo proprio in queste settimane sugli impianti sportivi per la messa a norma e la messa a sicurezza. Stabilizzeremo entro la fine dell'anno i rapporti concessori per le gestioni e anche per l'assegnazione dei contributi di mantenimento degli impianti nei prossimi anni e nei prossimi decenni.
Ovviamente la parte importante di lavoro che va fatta adesso è un lavoro di aggregazione dove l'amministrazione non è più la causa delle divisioni fra le associazioni e l'ambiente sportivo, ma è il motore della promozione, del coordinamento e della condivisione dei tanti ambienti e dei tanti spazi sportivi che ci sono sul territorio, sia per chi quegli spazi poi li avrà in concessione, sia per chi quegli spazi non li avrà formalmente ma ne potrà avere bisogno, quindi anche per far crescere l'ambiente sportivo. Senti, se verrai eletto ti impegnerai a mantenere vivo il rapporto con la cittadinanza e con i tuoi cittadini? Beh, insomma, credo che gli altri si sono sempre trovati gli strumenti legislativi pronti che gli avevano dato le circoscrizioni, magari le hanno anche utilizzate male e buttando via dei soldi. Noi ci siamo trovati senza meccanismi di partecipazione, lo Stato aveva abolito le circoscrizioni, abbiamo fatto un'esperienza nuova che è quella dell'assemblea di zona e dei garanti di zona, l'abbiamo testata in questi ultimi 3 anni, certamente c'è da fare degli aggiustamenti, ma le esperienze di partecipazione sul nostro territorio dovranno crescere. In che modo? Non in modo da scaricare al cittadino la responsabilità di una decisione che la legge già assegna agli amministratori, ma con una modalità che è quella di costruzione delle decisioni, costruzione degli interventi, costruzione dei progetti e dei provvedimenti amministrativi insieme al cittadino, in cui l'amministrazione prende la decisione finale, ma il percorso di valutazione e il percorso di raccolta delle informazioni che servono a prendere la decisione giusta sia in mano ai nostri cittadini. Quanto guadagna in un anno il sindaco di Camaiore? Il sindaco di Camaiore lordo guadagna circa 39.000 euro, netto sono circa 24.000 euro. Abbiamo terminato, in bocca al lupo naturalmente per questa campagna elettorale e a presto. Crepi il lupo.